Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Imponente operazione antimafia della DDA di Catanzaro, 169 le persone arrestate, tra queste il presidente della provincia di Crotone, Nicodemo Parrilla. Dalle conversazioni captate dai carabinieri emerge un quadro allarmante del rapporto territorio-cosche, chi ce lo fa fare a metterci contro di loro? Assenteismo e incandidabilità, i nodi del sindaco di Sant'Ilario. All'indomani della cacciata alla giunta, l'ormai ex assessore regionale al lavoro Federica Roccisano annuncia una conferenza stampa per domani a Lamezia. Romeo ai sindaci della Locride, ci sarà una legge per stabilizzare tutti, ma c'è perplessità tra i primi cittadini. 2017 ricco di soddisfazione per i musei calabresi, un anno da record con 487.000 visitatori, con un incremento dell'11,4% per un incasso di 922.000 euro. Buonasera dalla redazione del TG Ten. Dunque la cronaca in apertura, blitz contro la cosca Farao Marincola, sono 169 gli arresti effettuati nell'ambito della maxi operazione contro l'andrangheta condotta dai carabinieri del ROS e da quelli del comando provinciale di Crotone. L'operazione coordinata dalla DDA di Catanzaro è stata denominata Stige, tra gli arrestati anche il presidente della provincia di Crotone e sindaco di Cirò, Nicodemo Parrilla. Sentiamo. C'è anche il presidente della provincia di Crotone, sindaco di Cirò Marina, Nicodemo Parrilla, tra le 169 persone arrestate nell'ambito dell'operazione Stige, condotta dai carabinieri del ROS e del comando provinciale di Crotone e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. La cosca Farao Marincola, potente e attiva in Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Lombardia e anche in Germania, sarebbe riuscita a strutturarsi come una holding criminale, gestendo affari per svariati milioni di euro e infiltrandosi in diversi settori economici e imprenditoriali, scoperta inoltre una fitta rete di connivenze da parte di amministratori pubblici, oltre a Nicodemo Parrilla, che nella sua scalata politica avrebbe usufruito dei favori e delle pressioni delle cosche. Sono finiti in manette anche il vice sindaco di Cirò, Giuseppe Berardi, il presidente del consiglio comunale Giancarlo Fuscaldo e l'ex sindaco Roberto Siciliani, il vice sindaco di Casabona Domenico Cerrelli, il sindaco di Strongoli Michele Lorenzano, il sindaco di Mandatoriccio Angelo Donnici, il suo vice Filippo Mazza e l'ex vice sindaco di San Giovanni in Fiore, Giovan Battista Benincasa. Le accuse rivolte ai 169 indagati sono associazione mafiosa, estorsione, peculato, turbata libertà degli incanti, corruzione e danneggiamento, reati tutti aggravati da metodo mafioso. Secondo quanto emerso dall'indagine, la cosca Farao si sarebbe infiltrata in tutti i settori della vita economica locale, dal porto di Cirò al commercio del pescato, dalla raccolta dei rifiuti al business dei migranti, oltre che il settore turistico e le slot machine. Sono stati anche sequestrati beni ritenuti riconducibili alla cosca per oltre 50 milioni di euro complessivi. Gli arresti e i sequestri sono stati eseguiti dai carabinieri in Italia e contestualmente dalla polizia tedesca in Germania, nei Länder dell'Asse e del Baden-Württemberg. E come dicevamo, 11 dei 169 arresti sono stati effettuati in Germania in collaborazione con la polizia tedesca. Gli affiliati imponevano l'acquisto di materie prime ad esercizi commerciali del luogo. Eccolo uno degli 11 arrestati raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare in Germania, dove erano stabilmente radicati. I militari insieme alla polizia tedesca lo hanno bloccato, farebbe parte, secondo l'anticrimine federale, della rete delittuosa che fa capo alla cosca dell'andrangheta calabrese Farao Marincola, con ramificazioni non solo nel nord Italia ma anche all'estero. Cellule operative che tra Francoforte, Wiesbaden, Monaco e Stoccarda si erano inserite anche nel commercio dei prodotti vinicoli, costringendo i ristoratori calabresi presenti in territorio tedesco ad acquistare i prodotti vitivinicoli di imprese controllate dalla cosca, ma non solo, anche le materie prime utilizzate nella ristorazione. Il tutto agendo dietro la copertura di un'associazione di ristoratori italiani. Questa è un'ulteriore dimostrazione di come la longa manus dell'andrangheta abbia esercitato, con metodi ed interessi non dissimili da quelli esercitati in Calabria, le sue leggi anche in territorio tedesco, monopolizzando il sistema di forniture. Fra i reati contestati c'è anche il riciclaggio di denaro.
Le parole del procuratore Gratteri nel corso della conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'operazione. Ormai nelle istituzioni locali, ha detto, l'andrangheta ha messo i suoi uomini funzionali agli interessi dell'organizzazione criminale. Questa indagine, ha aggiunto, è la più grande per numero di arresti degli ultimi 23 anni. Un'andrangheta di serie A, così il procuratore Gratteri definisce la cosca al centro dell'inchiesta Stige, un locale che fa parte del crimine di San Luca grazie al ruolo attivo svolto nella prima guerra di mafia. È una struttura quindi solida, che non riguarda solo ovviamente il comune di Cirò ma tutti i paesi limitrofi, dove abbiamo oggi dimostrato controllano il respiro, il battito cardiaco di tutte le attività commerciali, tutta la gamma del commercio, al punto che sono loro stessi che gestiscono all'ingrosso, al dettaglio, qualsiasi attività commerciale, e poi ovviamente questo loro potere economico, questo loro consenso sociale li porta anche a decidere, a determinare ormai da più appuntamenti elettorali, da decidere il sindaco, da decidere chi deve diventare presidente della provincia. Il rapporto tra mafia e politica è in evoluzione. Se già in altre occasioni si era notata un'inversione di ruoli nel cercare contatti e appoggi, adesso si è di fronte a un ulteriore step. Più volte abbiamo documentato come i politici vanno a cercare i capi mafia per avere pacchetti di voti, in cambio poi di appalti, in cambio poi di mettere a disposizione dell'andrangheta la pubblica amministrazione che loro formalmente gestiscono. Ma abbiamo visto in alcune occasioni come addirittura uomini intrani nell'organizzazione gestiscono in modo diretto la cosa pubblica. Questo è ancora un passo ulteriore sul grado di penetrazione e di controllo da parte di famiglie di 'ndrangheta come quelle di Cirò nella pubblica amministrazione. Per la prima volta è stato utilizzato l'ordine di indagine europeo Eurojust, che sostiene e rafforza il coordinamento tra le autorità nazionali contro la criminalità. Eurojust fa il proprio lavoro, lo fa in maniera per l'appunto impeccabile, efficace, abbatte i tempi, riduce la burocrazia, ci consente di interfacciarci con i nostri colleghi tedeschi e di eseguire contestualmente le misure cautelari. È importante anche in queste indagini le intercettazioni e dalle conversazioni captate dagli inquirenti emerge un quadro davvero allarmante. Per capire il valore pieno di questa operazione, quello che significa per la Calabria e non solo per la nostra regione, sentite questi dialoghi intercettati dai carabinieri. Voglio ci scuola, figlio ci scuola, e un pane tu vuoi, i morti la frutta. Gestivano tutto, dal cibo ai funerali, come si evince da queste intercettazioni, dove emerge un quadro criminale assoggettato al volere della cosca. I soggetti che parlano fra loro sono talmente rassegnati da affermare che non ne vale proprio la pena mettersi contro di loro, perché ci si lascerebbero le penne. Fare questa cosa, ando dentro il congellore, che poi mi succede una c***a cosa. Questo ciò che accadeva a Cirò e non solo, un paese destinato, dicono gli intercettati, a non crescere e a restare in una melma per volere del sodalizio criminale. Non cresce mai questo paese. Dalle intercettazioni anche le strategie operative. Vedete che abbiamo andato tanto già loro, e va, è così, però non possiamo, perché non hanno preso già la porta come tanto questi anni. Così pensiamo, invece, se no, l'arroganza. Alle richieste estorsive. Fino a temere il pentimento dei sodali. È finito tutto. Oggi ci parla che siamo, domani si pente, te lo giuro io. E allora con quello mi siete avvicinati. Noi cavolo ne facciamo manca. E a seguito dell'operazione Stige, nella quale sono stati coinvolti, come abbiamo visto, diversi amministratori pubblici del territorio provinciale di Crotone, il prefetto di Stani ha disposto la sospensione degli amministratori che sono stati raggiunti da provvedimento cautelare. Per Cirò Marina, dove risultano coinvolti nell'indagine sia il sindaco che il vice sindaco, il prefetto ha nominato un commissario che assume i poteri del sindaco e della giunta comunale.
Assenteismo al comune di Sant'Ilario, le parole del sindaco del centro del Regino. Sentiamo. Il sindaco di Sant'Ilario Pasquale Brizzi interviene sulle vicende che sono all'attenzione mediatica e che hanno dato al comune dell'entroterra ionico una forte visibilità negli ultimi tempi. Due le questioni più importanti. La prima, quella relativa al fenomeno dell'assenteismo, fenomeno denunciato dal primo cittadino santilariese che ha portato ad un'inchiesta giudiziaria e anche all'avvio di un procedimento disciplinare. E poi la vicenda sulla sua incandidabilità, che sarà oggetto di una valutazione da parte della giustizia civile nelle prossime settimane. Primo punto dunque, fenomeno assenteismo. Ecco l'analisi del primo cittadino. Su 19 impiegati, 11 sono stati colpiti da un provvedimento riguardo l'assenteismo. Successivamente sono stati sospesi con un procedimento cautelare da parte del segretario comunale e a tutt'oggi, anche a causa del prolungarsi della malattia del segretario comunale, non si riesce a capire se questi 10, per quanto riguarda il procedimento disciplinare, possono essere integrati o meno, perché poi sul procedimento penale farà il suo corso la magistratura e su questo noi abbiamo massima fiducia nella magistratura. E sulla incandidabilità, ecco quanto dice Pasquale Brizzi. Sarò davanti al giudice del Tribunale di Locri a difendermi e se il giudice riterrà che ci sono le condizioni per confermare l'incandidabilità, dovrò prenderne atto e a quel punto, come ho detto, non farò un passo indietro, ma farò 10 passi indietro. Romperà il silenzio in una conferenza stampa l'ex assessore regionale Federica Roccisano dopo la revoca dell'incarico firmata dal presidente Oliverio. Intanto pare delinearsi un nuovo corso per la giunta regionale che passerà da tecnico a politico. Domani alle 10.30 la conferenza stampa di saluto alla Lamezia Terme. L'ex assessore regionale al welfare Federica Roccisano lo ha scritto sulla sua pagina Facebook ed è al momento l'unica uscita pubblica dopo la revoca dell'incarico firmata dal presidente Mario Oliverio. Che il divorzio non sia stato consenziente lo si evince dai toni duri di lui e dal silenzio pesante di lei, a cui continuano ad arrivare messaggi di solidarietà. Le indiscrezioni raccontano che il governatore avrebbe chiesto all'ex assessore di fare un passo indietro, cioè di dimettersi, ma lei con fermezza avrebbe detto di no. La tensione è alta e la decisione del presidente di licenziare la ricercatrice universitaria che per 30 mesi ha fatto parte della squadra di governo, una notizia che ha colto di sorpresa lo stesso capogruppo del PD in consiglio regionale. Non saprei proprio esprimermi sinceramente nel merito. No, mi coglie impreparato. Ho letto la nota del presidente e mi atterrei a quella. Una vicenda che al momento resta aperta e che apre nuovi scenari. Dopo la Roccisano toccherebbe agli altri tecnici della giunta. La valigia sarebbe pronta per Roberto Musmanno, che ha la delega alle infrastrutture, e per Antonella Rizzo, assessore all'ambiente, vicina, pare, a Liberi ed Uguali di Pietro Grasso. Il cambio di passo nella cittadella di Germaneto, dettato probabilmente dalle elezioni del 4 marzo, che imporrebbero una giunta politica. L'agenda del presidente avrebbe un ritmo ben cadenzato, le nuove nomine non prima di fine gennaio, un percorso che si incrocia direttamente con la formazione delle liste del PD. La galleria Santo Marco resta chiusa e i viaggiatori sulla tratta Cosenza-Paola costretti a lunghi tempi di percorrenza e ovviamente tanti disagi. Prima del 6 dicembre quasi nessuno, se non gli addetti ai lavori, conoscevano il nome della galleria Santo Marco che collega Cosenza a Paola. Il tunnel, dopo l'incidente ferroviario, per fortuna senza gravi conseguenze, è stato sequestrato dalla procura della città del Tirreno. Trenitalia ha previsto dei bus sostitutivi. Il traffico è stato spostato su gomma con notevoli disagi da parte dei passeggeri. Oggi nuova segnalazione alla nostra redazione. Il tempo di percorrenza
Firenze, che con il treno aveva una durata di 20 minuti, ora è notevolmente aumentato. Sono necessari ben 60 minuti, dunque un'ora per raggiungere la città dei Bruzzi o viceversa Paola. Sulla strada statale 107 infatti sarebbero attivi due semafori che rallenterebbero il viaggio. Cittadini esasperati per i continui ritardi, le attese lunghe, le coincidenze che non si trovano e viaggi che si trasformano in disavventure. Tante le storie di partenze anticipate, di stanchezza, di un territorio che da qualche mese è ancora più isolato e distante, di sacrifici che diventano sempre meno sopportabili, di tanta gente che chiede la soluzione del problema nel più breve tempo possibile. Adesso a Vibo Valentia, in particolare nel centro storico, dove un'area dell'ex convento dei padri minori osservanti è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco perché interessata da una serie di crolli. È come il segno di una città che si sta sfaldando dietro una trascuratezza che oltraggia la sua storia. Mentre rassegnati all'avverso destino i vibonesi stavano salutando le palme simbolo di Piazza Municipio, un altro luogo del centro storico ha lanciato il segno della sua ribellione. E così, ieri sera, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un'altra segnalazione. Subito all'opera, mentre una delle principali vie del centro veniva chiusa al traffico per un intervento di messa in sicurezza di un'ala del complesso monumentale dell'ex convento dei padri minori osservanti, divenuto poi caserma e dai più ricordato come sede di istituti scolastici. Quello che fu in passato un importante palazzo nobiliare a corte, dalle caratteristiche architettoniche di maggiore importanza nel centro storico della città, sta dunque cedendo anch'esso sotto il peso di un colpevole abbandono che si consuma da decenni. Il complesso conventuale dei francescani osservanti di Santa Maria del Gesù fu fondato nel 1521 e dopo alterne vicende venne restaurato dopo l'Unità d'Italia per essere trasformato nel 1878 in caserma militare intitolata Giuseppe Garibaldi, quindi divenne sede di istituti scolastici fino alla fine del secolo scorso, quando fu chiuso per inagibilità. Eppure esiste un preciso progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell'edificio, un'operazione di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, consolidamento strutturale, restauro conservativo e riadattamento per una sua riconversione a centro culturale. Un progetto già predisposto del valore di quasi 4 milioni di euro che però per qualche arcano motivo non ha mai preso l'avvio. Buone intenzioni rimaste sulla carta e che ora è lo stesso palazzo a richiamare l'attenzione con questo suo moto di ribellione all'indifferenza che lo avvolge. Una ribellione che ha costretto all'intervento i vigili del fuoco. Questione LSULPU, le parole di Sebi Romeo, capogruppo del PD al Consiglio regionale, ai sindaci del Locride. Ci sarà una legge per stabilizzare tutti, ma c'è perplessità tra i primi cittadini. Una legge regionale stabilizzerà i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, lo ha confermato il capogruppo PD in Consiglio regionale Sebi Romeo, intervenuto ieri all'Assemblea dei Sindaci della Locride, convocata nell'aula del Consiglio Comunale di Siderno, per discutere proprio della stabilizzazione di questa tipologia di lavoratori. Garanzie quelle che arrivano da Romeo importanti, accolte positivamente dai primi cittadini, che tuttavia qualche preoccupazione la nutrono ancora. Ad esempio ci si chiede se sarà possibile stabilizzarli tutti. Di certo l'impegno dei sindaci è totale, come conferma Gianluca Callipo, presidente dell'ANCI Calabria e sindaco di Pizzo. È premesso che la volontà dei sindaci e delle amministrazioni comunali è quella di proseguire nei processi di contrattualizzazione e quindi garantire agli uffici di poter operare al meglio utilizzando queste importanti risorse umane e alle persone coinvolte di poter proseguire in un processo importante, appunto, che li vede assunti a tempo determinato con l'obiettivo della stabilizzazione. L'obiettivo è quello di stabilire le tappe di un percorso attraverso tempi certi con la Regione Calabria, ma anche con le parti sociali, con chi vorrà dare una mano per mettere un punto alla vertenza forse più complessa degli ultimi 20 anni in Calabria. Soprattutto per dare una prospettiva, una speranza ai lavoratori dopo 20 anni utilizzati dai comuni, per dare la possibilità ai lavoratori di firmare un contratto a tempo indeterminato.
Nell'ambito del piano straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Cosenza, i carabinieri di Rende hanno arrestato per detenzione abusiva di arma clandestina un 42enne cosentino e denunciato in stato di libertà per il medesimo reato la madre, una 62enne. I carabinieri sulla statale 107 all'altezza di contrada Santo Stefano a Rende hanno notato un veicolo che alla vista dei militari effettuava una repentina e pericolosissima in versione ad uno nel bel mezzo della superstrada. Ne è nato un inseguimento che si è concluso pochi chilometri dopo. Durante la perquisizione personale e veicolare è stata rinvenuta occultata in un borsone posto sul sedile posteriore dell'autovettura una pistola Beretta calibro 9 con matricola brasa, il colpo in canne completa di caricatore contenente 5 cartucce, tutto poi sottoposto ovviamente a sequestro. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. È stata intercettata al largo della costa ionica calabrese una barca a vela con 31 migranti a bordo. La Guardia di Finanza ha arrestato due presunti scafisti ucraini, 33 le persone a bordo, la maggior parte di nazionalità curda. Un ordigno esplosivo di fattura artigianale è stato trovato all'esterno del muro perimetrale dell'edificio che ospita l'istituto scolastico primario Gravina di Crotone. Sul luogo del ritrovamento, dopo la segnalazione di alcuni docenti, sono intervenuti alcuni operatori della Polizia di Stato e gli artificieri che hanno fatto brillare l'ordigno. Nei giorni scorsi gli avevano rubato l'automobile a Reggio Calabria ed aveva denunciato il furto alla polizia. Stamane il proprietario della vettura ha visto la propria Fiat 500 transitare in città ed ha avvertito la sala operativa della questura, consentendo l'arresto del responsabile del furto. È finito ai domiciliari con l'accusa di tentato incendio boschivo doloso. Il provvedimento del Tribunale di Castrovillari per un 45enne di Cropalati nel Cosentino. L'uomo si sarebbe reso responsabile di diversi reati l'estate scorsa nel parco della Sila, precisamente nel territorio di Longobucco. Salvato dal suicidio dalla polizia a Cosenza, un uomo in evidente stato di ebbrezza è salito sul parapetto di un ponte. È stato un cittadino a lanciare l'allarme. L'intervento degli operatori di polizia ha evitato il peggio. Un 2017 ricco di soddisfazione per i musei calabresi, un anno da record con 487.000 visitatori. Buona la performance registrata dai musei calabresi nel 2017. I dati resi noti dal MIBACT infatti sono incoraggianti. 500.000 i visitatori con incassi che sfiorano i 922.000 euro. E maggiori presenze nei luoghi di cultura della regione significa indubbiamente una crescita del turismo culturale e quindi dell'economia del territorio. In particolare nelle strutture espositive calabresi che fanno capo al Ministero si registra un incremento dell'11,4% degli incassi rispetto al 2016. Oltre al Museo Archeologico Nazionale di Reggio, che ha incrementato le presenze del 2% rispetto all'anno precedente con 215.846 visitatori, buone performance sono state registrate dai musei archeologici di Locri più 10%, Antica Caolonia più 15% e Crotone più 6,4%. In calo invece Vibo meno 17,1%, Sibaritide meno 9,2% e Scolacium meno 40%. Tra i luoghi della cultura d'ingresso gratuito, il Maniero delle Castelle di Isola Caporizzuto è stato visitato da oltre 83.000 persone. Seguono la Cattolica di Stilo con 31.000 visitatori e il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capocolonna con 20.500 ingressi. Adesso a Benestare, dove è stato consegnato un riconoscimento alla carriera al giornalista Gregorio Corigliano. Un premio alla carriera per dare il giusto tributo ad un figlio della nostra terra che ha saputo raccontare attraverso il suo impegno professionale le sfaccettature e le problematiche che ogni giorno si affrontano alle nostre latitudini. Benestare ha voluto premiare il giornalista Rai Gregorio Corigliano attribuendogli il prestigioso riconoscimento attraverso una manifestazione organizzata proprio per celebrare il notista politico, attento e fortemente amato dal pubblico. 35 anni di impegno professionale che hanno visto il giornalista presente sui TG regionali ma anche sui programmi nazionali delle tre reti dell'Ammiraglia. Arrivare qui ed avere questo riconoscimento è un fatto estremamente positivo perché viene da un paese. È il paese
diceva Cesare Pavese, vuol dire non essere mai soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei è sempre lì ad aspettarti. Una giornata di festa alla presenza del sindaco e di diverse autorità per celebrare uno dei padri del giornalismo calabrese, autore di tanti saggi di grande interesse sulla storia economica e sociale della regione. Sono orgoglioso di ospitare qui a Benestare, di premiare una penna illustre, una personalità che ha fatto la storia del giornalismo calabrese, meridionale e meridionalista, Gregorio Corigliano. Ci sono diversi poeti del territorio, diversi scrittori, una serata di letteratura, di arte, di cultura che va appunto in una direzione precisa, rilanciare questo territorio attraverso il nostro potenziale culturale. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Ancora 24 ore sotto correnti miti da scirocco. Dalla giornata di domani, grazie alla traslazione della saccatura iberica verso Levante, subiremo un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione e un conseguente cambio di circolazione dei quadranti occidentali. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo nuvoloso, molto nuvoloso ovunque. Avremo piogge anche a carattere di rovescio e localmente abbondanti sui settori ionici del Regino e del Catanzarese, area aspromontane orientale e serre vibonesi. Piogge moderate sul resto del Regino, Catanzarese e Crotonese. Piogge tra deboli e moderate sul Cosentino. Temperature in lieve calo nei valori massimi. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani avremo iniziale ventilazione meridionale ovunque, con mare tra poco mosso e mosso il Tirreno, molto mosso lo Ionio. Nel corso del pomeriggio sera si avrà una rotazione dei venti da ovest-nord-ovest sul Tirreno, con moto ondoso in aumento fino a diventare agitato sul settore tirrenico-reggino e vibonese. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. E grazie per aver seguito il nostro TG. Buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.